creano il ritmo estivo di quest'estate 2016. Siamo in diretta tra di Antena 1, 13 e 20 di sabato 2 luglio, l'ultima puntata, ma siamo comunque allegri, c'è tanto sole, c'è tanta allegria e c'è un ospite straordinario. Esatto, lui è un grande artista, un bravissimo organizzatore, qui il nostro Angelo Iannelli, che è il pulcinella della campagna, eccolo devi qui. sapere. Ciao Angelo. Così Ciao, ribattiamo da ciao, tanti troppo tanti buoni. artisti. Ciao Angelo, Ciao, avvicinati un ciao, po'. ciao, troppo Benissimo, buoni. bravissimo. Ecco. Ok, allora Angelo, noi in realtà già ti abbiamo sentito nel corso di quest'anno ed è un piacere riaverti con noi La prima questa volta. puntata. E quindi Esatto, abbiamo fatto l'inizio e la chiusura. Esatto. Poi tra l'altro questa volta sei qui negli studi con noi. Innanzitutto come va? Tutto a posto, tutto bene, come c'è il sole, c'è anche nella mia ce vita, l'abbiamo dai. dentro adesso il Siamo sole. fortunati, dai. Sì, allora. Tante le sì. cose che bollono in pentola, tra cui abbiamo dei premi molto importanti. Sì, hai detto bene. A parte che tra un po' ricevo il premio Sorrento. E lo ricevi, però due sono i premi che tu organizzi. Sì, vabbè, uno importante, il premio Ambasciatore del Sorriso a settembre, quindi verranno premiati personalità, personaggi illustri, è un premio abbastanza noto a livello nazionale. Siamo giunti già alla terza edizione. Alla terza edizione e ho la fortuna di avere Edda che presenta l'evento insieme anche a me, quindi ci divertiamo, ma soprattutto non presento da sola, Angelo si attornia di tante ragazze, però quindi è anche sono giusto, una delle dai. tante. Però no. l'alone del ovviamente presento io è si anche sente lì. Sempre, sì. Devi conoscere che l'hashtag famoso di Edda quando va a presentare ovviamente presento io. Porta poi fortuna Edda, porta fortuna, sta questo crescendo è importante. Il premio, quindi il bando scade a luglio per pittori, scultori, tutti coloro che sono artisti, giusto, possono iscriversi a questa bella manifestazione. Perfetto. Dai. Sì, poi abbiamo le voci di Napoli. Sì, un festival per giovani talenti, ragazzi che comunque hanno fatto televisione a livello nazionale, Amici, The Voice, insomma, venite a settembre, estate a Napoli con l'associazione Vesuvius, ma soprattutto con tante emozioni. Perfetto, perfetto. Parlavamo di premi che tu organizzi, ma che in realtà tanti ne ritiri, tra cui... Tanti, premio Tinder. Io lo chiamo il sabato del premio. Ogni volta che tu chiami il sabato Angelo, sto andando a ritirare un premio. Sì, infatti casa mia è ormai un museo. Non hai più spazio dove metterli però, oramai. Però dico una cosa: il premio più bello è sempre quello sociale. Io sono contentissimo quando vedo un diversamente abile che mi abbraccia e mi sorride. Il premio più importante, effettivamente, è stare con le persone bisognose, le persone che hanno bisogno del nostro affetto. E ce ne sono tante. L'apprezzamento del pubblico, perché comunque non è un premio che si ritira, ma è un premio che si sente da vicino. Angelo, tu sei noto anche per le tue partite del cuore, no? Quest'anno? Sì, ne ho fatte tantissime. Io ho una squadra, sono il presidente e il fondatore della Nazionale Attori del Sorriso. Ah, bellissimo. Formati da attori, cabarettisti, insomma, ex calciatori di Serie A. Quindi ci divertiamo, ma soprattutto doniamo emozioni in dei posti fantastici. Nomino qualcuno come il Social Day di Visciano, le partite del cuore di Casal Nuovo. E lì non presento io, però. Però vediamo. Sempre perché loro magari vincono. Ci sono andata. A proposito di partite del cuore, bolle in pentola, che forse per lui ne faremo una. Ah, è tutto un top secret, però penso che già dalla settimana entrante già si sa qualcosa. Sì, perfetto, perfetto. Vabbè, so che conosci tantissimi artisti, ti trovi tanto con loro. Chi è il tuo artista del cuore? Esatto. In che senso? Quello che preferisci. Ma ce ne stanno tanti. Vabbè, non è che gli altri si offendono, vabbè, infatti non diciamo, non parliamo al negativo, parliamo al positivo. Senti, un debole come persona, diciamo cantante, apprezzo molto Monica Sarnelli. Monica Sarnelli, che salutiamo. Ma ce ne stanno tanti, Antonella Leardi, la mamma di Ciro. Però Edda Cioffi al primo posto, poi, ovviamente. Poi Edda Cioffi, ormai... Io devo dire una cosa. Non so, qualcuno ci vede come fratelli e sorelle, qualcuno ci vede come... È un peccato, perché fratelli e sorelle vuol dire che ti sei bruciato la... No, vabbè, questo è giusto per dire qualcosa. Io voglio dire una cosa. Angelo fa tanti eventi di beneficenza. Beneficenza si vede, quindi l'artista va e ovviamente non viene pagato, anche perché va per amore, va per solidarietà. Ed è l'unica persona che quando organizza e chiama appunto degli artisti, tutti gli artisti partecipano agli eventi di Angelo. Questo vuol dire che comunque... Che Angelo ha credibilità e soprattutto è molto carismatico. E questo significa... Ho avuto modo di conoscerlo insomma a questo inizio mattinata e devo dire che è molto molto carismatico e io ti auguro tanto in bocca al lupo, tanta fortuna, perché comunque meriti comunque di portare
portare l'arte e la solidarietà in giro per la campagna. Dove possono seguirti le persone? Vabbè, c'ho una pagina, adesso dalla settimana prossima il nuovo sito di Angelo Iannelli. Eccolo! Poi c'ho Angelo Iannelli, pagina ufficiale, YouTube, Google, Facebook. Tutte le pagine social principali. Pagine, insomma. Ma la cosa più bella è che mi seguono anche su Facebook, che ecco, il social è network. È il fondamentale. Primo. Angelo, salutiamo. Ti saluto un po' come fece, anzi, vuoi che ti saluto da Pulcinella o da Edoardo De Filippo? Scegli tu. Facciamo scegli tutte e due rapidamente. Veloce, sì. Veloce, veloce. Allora, Edoardo De Filippo saluta quest'ultima puntata Radio Stereo 1. Antenna! L'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. Edoardo, perdonali. Ehi, io sono Edoardo De Filippo, sì, il salve buono, dai Vicenza se ne vanno, però vanno bene, sì, vanno a fuori sempre un coppo umano, adesso vi saluto a Pulcinella, sono Pulcinella, mamma mia, contenta e felice, e vi saluto da Vicenza, ciao, salve buono, e ci andiamo. Grazie Angelo, grandissimo, noi continuiamo con la musica, è stato un inizio puntata fantastico per l'ultima puntata di Meraviglie Non Strane. Continuiamo la musica, The Black Eyed Peas, Where Is The Love?